Siccome tu hai, diciamo, sperimentato sulla tua pelle che cosa voleva dire strapotere di Berlusconi sulla televisione, fai parte del trio insieme a Biagi e Luttazzi del famoso editto Bulgaro dove venisti cacciato. Oggi, quindi oggi? Oggi è scomparsa una personalità di grande rilievo che ha comunque segnato, diciamo, un pezzo di storia del nostro paese. C'è una parte di questo paese che sicuramente lo ricorda con un certo dolore, quindi io in qualche maniera vorrei ricordarlo in una maniera, se vuoi, un po' più allegra, come era lui. E tu l'hai conosciuto bene. In una delle mie tante trasmissioni sul conflitto di interesse, ne ho fatte tantissime, fastidiosissime per lui, delle vere e proprie zanzare, avevo di fronte a me Federico Falonieri. E allora gli ho detto, scusi, quale occasione migliore? Perché non ci spiega che cos'è Silvio Berlusconi per gli italiani? E lui mi ha detto, lei non ha capito niente di Berlusconi. E sa perché non ha capito niente? Perché Berlusconi è quel signore che sta una sera con la sua fidanzata in una macchina e di fronte a lui, mentre fanno l'amore, vede una sterpaglia infinita in un campo. E dice, cara mia, cosa vedi tu di fronte a te? E lei gli risponde, vedo un insieme di sterpi, e lui dice, no, cara mia, qui nascerà una città. Questo è Berlusconi, mi dice Confalonieri. Guardi, splendido, ha fatto una descrizione perfetta del personaggio, ma ha dimenticato un particolare. E lui mi dice, quale particolare, Santoro? È che quel campo non era edificabile. Questo è il ricordo di questa, diciamo, straordinaria conversazione con Confalonieri. Avuta con lui. Per quanto riguarda il dominio televisivo, la televisione in questo paese ha sempre fatto parte del sistema politico, anche in precedenza, e anche la parte privata della televisione faceva parte del sistema politico. Quello che è avvenuto è che una parte del sistema politico, cioè la televisione, ha preso il potere con Berlusconi. Come ha fatto a prendere il potere? Direi colpo di Stato, tra virgolette, va bene, tra virgolette. Lo ha fatto perché gli altri hanno capito molto meno quello che era successo nella realtà italiana e le trasformazioni che la televisione aveva portato. In un'altra trasmissione che io facevo con Occhetto, gli ho detto, guardi, era appunto il momento in cui Berlusconi ha vinto le elezioni, successivamente le ha vinte, dicevo, Occhetto, guardi, se lei si presenta separatamente da Segni a queste elezioni, lei elezioni le perderà. Loro hanno preso insieme il movimento riformatore, Occhetto più Segni, 2 milioni di voti in più di Berlusconi e sono riusciti a perdere le elezioni perché si sono divisi. E quando io ho chiesto a Occhetto, ma chi sarà il leader, in trasmissione mi ha detto, no, noi non lo possiamo indicare. Ecco, Berlusconi aveva capito queste trasformazioni, certamente ha vinto perché aveva le televisioni, ma ha vinto perché è stato più intelligente di loro. Ed è stato abile politicamente. Marco Travaglio, anche tu hai conosciuto molto bene Berlusconi, adesso tra poco facciamo vedere una clip che vi riguarda entrambi, te e Michele Santoro, tuo ospite fisso nella trasmissione di Santoro. Oggi, Marco, il New York Times scrive che Berlusconi ha introdotto il sesso e glamour nella TV italiana e ha poi portato la stessa formula in politica. Ed è così che ha vinto, perché alla fine ha vinto Berlusconi, no? No, io non condivido per niente l'analisi del New York Times, che risente di luoghi comuni e che non c'entra niente con quello che è successo in Italia in questi 30 anni. Ma normalmente quando muore una persona si fanno le condoglianze ai parenti e agli amici e dato che non ci si può mettere a dire cose positive, almeno ne parlo personalmente, si aspettano i funerali prima di dire cose negative. Purtroppo i social e la televisione si mangiano tutto e quindi oggi abbiamo assistito a una giornata, posso dire, imbarazzante di beatificazione che ha completamente tralasciato la realtà dei fatti. Quindi siamo costretti questa sera, oltre a formulare le condoglianze ai parenti e agli amici,
a dire quello che pensiamo. Non si può dire di una persona morta il contrario di quello che si diceva della persona viva. Beh, Andreotti, quando gli chiesero che cosa voleva nel suo epitafio, disse: voglio soltanto il nome, la data di nascita e la data di morte, perché disse: le parole delle epigrafi sono tutte uguali, a leggerle uno si chiede, ma scusate, se sono tutti buoni, dov'è il cimitero dei cattivi? Ecco, evitiamo questa ipocrisia. Io penso che il peggiore dei servizi che si possa rendere a Berlusconi è trasformarlo nel santino che abbiamo visto per tutta la giornata a Reti Unificate. Berlusconi non ha mai fatto niente per dipingersi come un santino, anche perché se si fosse dipinto come un santino non avrebbe preso un voto. Berlusconi, come diceva Montanelli, ha incarnato al meglio tutto il peggio dell'Italia e degli italiani, e lo votavano, i suoi elettori lo votavano per questo, perché sapevano che era una simpatica, perché era simpatico, ma canaglia, e lui non ha mai fatto niente per smentirlo. Quando noi lo riempivamo di improperi sui processi, le cose eccetera, lui telefonava a Padellaro per dire: ma avete scritto che ho i capelli finti? Venga a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli e le faccio toccare con mano che i miei capelli sono veri. Non gliene importava niente dell'aspetto morale, e questo è il danno peggiore che ha fatto, perché non ha solo fatto un sacco di cose riprovevoli, dai finanziamenti alla mafia, alle frodi fiscali, alle corruzioni, ha pagato chiunque, infatti oggi se ne sono visti i risultati, è che ha sdoganato quei comportamenti. Quello che prima facevamo tutti di nascosto, o molti facevano di nascosto, lui ha proclamato che era giusto farlo e rivendicarlo, e porco è diventato bello. Il famoso slogan porco è bello, ma porco non nel senso sessuale, che non c'entra niente, nel senso delle cose che non si devono fare, lui lo ha portato alla ennesima potenza. Lui ha esaltato l'evasione fiscale alla festa nazionale della Guardia di Finanza. Sono questi i danni che gli sopravviveranno, purtroppo, e ha screditato il buon nome della destra, per cui una destra civile non ce l'avevamo con lui a causa sua, e non ce l'avremo nemmeno adesso, perché adesso il berlusconismo ha corrotto anche quelle parti di destra che non erano berlusconiane e che da legalitarie sono diventate illegalitarie. Sono questi i danni che oggi sono stati completamente rimossi, e mi spiace ricordarli questa sera, perché, ripeto, bisognerebbe aspettare almeno i funerali, ma non lo possiamo fare perché è già partita una beatificazione addirittura a dispetto del morto. Allora, Alessandro Sallusti, trasformarlo in un santino, dice Marco Travaglio, gli si fa un pessimo servizio a Silvio Berlusconi, che non voleva essere un santino e che ha avuto una vita, diciamo, molto con luci e ombre, come si suol dire. Quindi, secondo te, quali sono le cose positive che lascia Berlusconi e quali i danni che ha fatto, come dice Travaglio? Ma guarda, a me spiace, Travaglio evidentemente si sente già orfano, perché da oggi gli orfani non sono tanto i componenti del popolo di Berlusconi, che non saranno mai orfani di Berlusconi, sono i suoi nemici, chi per tutta la vita, negli ultimi 20 anni, 30 anni, ha sostenuto le cose che sostiene stasera Travaglio, no? Dice: ha esaltato l'evasione fiscale, è stato il primo pagatore di tasse italiano per 7 anni consecutivi, non c'è nessuna sentenza che dice che ha pagato la mafia, ma loro vanno avanti, sì, come se niente fosse, anche da Dell'Utri. Berlusconi, se avesse pagato la mafia, sarebbe morto. Dell'Utri c'è scritto che Berlusconi ha pagato la mafia per 20 anni. Andate avanti anche da morto. Informati. Lasciamo finire Sallusti. La verità è molto più semplice, che Berlusconi è stato un grande visionario, così ne nascono pochi ogni secolo, che ha messo nel sacco tutti questi signori e i loro mondi, il mondo della sinistra, il mondo del PD, il mondo dei giustizialisti, il mondo di Travaglio, e ha vinto lui. Perché ha vinto? Perché oggi al governo c'è Giorgia Meloni con una maggioranza di centrodestra decisa dagli italiani, non dalle televisioni di Berlusconi, dagli italiani, e quel governo è l'eredità che Berlusconi lascia. Berlusconi ha inventato Forza Italia, ma soprattutto, Forza Italia da sola non avrebbe vinto neanche un'elezione, ha inventato il centrodestra. Ecco, il centrodestra sta facendo impazzire Santoro,
Bersani, Travaglio, da 30 anni e oggi è al governo. È molto semplice. Allora, ha vinto qui... Per fortuna non sta impazzendo nessuno, né stasera, né prima, né dopo. Prima di ridarti la parola voglio farti e farvi vedere una clip che è entrata nella storia della televisione italiana ed è l'ultima volta in cui tu hai incontrato Silvio Berlusconi in TV, nel tuo studio, in una trasmissione che è andata in onda qui sulla 7, che si chiamava Servizio Pubblico e che ha fatto il record di ascolti di questa rete con il 33%. Ma vediamo cosa è successo e parliamo di 10 anni fa. La do la mano, quando fa così non se la merita. Non mi piace questa cosa. Ah, che lei, fa, piace lei si fa imbeccare dai suoi scrittori. No, Dio, ma no, perché lui si fa imbeccare dai suoi amici giudici un uomo che gli passano il copia in colla. E lei dovrebbe essere un po' superiore, no? Se fosse così. 10 condanne per diffamazione. Questo è il sta buttando via, sta buttando via una trasmissione. Però le rispondo io adesso. Sta buttando via. Bravo, bravo, bravo. Ha preso parecchi voti così, no? E beh, le vince di sicuro le elezioni. Non sapete nemmeno scherzare. Di... No, ma che è uno scherzo questo? Michele Santoro, cosa provi a rivedere 10 anni dopo questa... No, intanto provo che ho continuato a vedere questo spezzone, forse... Sarebbe corretto rivedere questa trasmissione che non è mai stata rivista, no? Per intero. Comunque domani proverò sui miei social a parlarne e a descrivere un pochino l'atmosfera di quella trasmissione. Intanto c'era stata una cosa anche molto particolare tra me e Berlusconi, perché voglio dirti, tra un avversario leale e la persona con la quale diciamo stabilisce una sorta di duello, si crea un legame. In questo momento la tristezza, vorrei spiegarlo bene a Sallusti perché non capisce mai bene quello che dico, la tristezza non è un sentimento soltanto del popolo dei berlusconiani, è un sentimento che sento anch'io, che non faccio parte di quel popolo e l'ho sempre contrastato. Quando Berlusconi cominciò quella trasmissione che era un po' come Italia-Germania, perché il 33% sulla 7 vuol dire il 95% su Rai 1, va bene? Questa è la situazione. E Berlusconi era molto teso, era molto preoccupato, c'era Zarrillo, tra l'altro, dietro che lo vigilava con grande attenzione. Tanto che io, che sono un uomo soprattutto anche di spettacolo, come lui anche era un uomo di spettacolo, ero preoccupato per l'andamento della serata, perché dico questo, mi cade così, insomma. E tanto che ho fatto un inizio che era molto stuzzicante, allegro, per tirarlo su. Poi lui è venuto fuori da protagonista, qual era, si è presa anche la sua scena, ha perso tutti i voti che ha perso, ma quello dimentichiamolo, perché tanto nessuno ha voluto poi fare un conteggio serio del risultato politico di quella stagione. Bene. Però a un certo punto lui mi ferma, eravamo in un intervallo pubblicitario, mi tira per la giacca e mi fa: Michele, ma come ci stiamo divertendo? Cioè, questo è una cosa che ti dice com'era il personaggio. Quando Bersani parla di empatia, l'empatia è questa, l'empatia è che io andavo a parlare con lui e mi era appena morto mio padre, e appena gli ho detto è morto mio padre, quello... mi ha messo la testa sulla spalla e ha cominciato a piangere a dirotto. Capisci? Era una persona che magari con noi maschi, diciamo, piuttosto che con le donne, entrava in un rapporto, diciamo, di grandissima empatia, come l'ha detto Bersani. Poi è chiaro, questo ha fatto tante cose che io non posso perdonargli, non gli perdonerò mai, non sono cattolico, non è da me il perdono, però avremo tanto tempo per parlare di una figura così complessa. L'ultima cosa che voglio dire, mi ha chiamato tra un ricovero ospedaliero e l'altro, perché c'era Vittorio Sgarbi da lui, che era andato a trovarlo, prima dell'ultimo ricovero, quello che poi è stato fatale per lui. E a un certo punto ha cominciato a parlare a telefono. Allora, quando voi parlate di lascito per la Meloni, io... ho tenuto questa telefonata per me, sono stati 40 minuti molto interessanti in cui lui ha parlato prevalentemente della guerra, del suo orrore per la guerra.
e anche dei danni che questa guerra stava facendo e stava portando all'Europa e della inadeguatezza complessiva dei politici italiani di destra e anche di opposizione ad affrontare un momento così difficile. E l'ho fatto con una lucidità che francamente mi ha molto colpito. Ha perfino concluso, come fa sempre lui, ma perché non viene a lavorare sulle nostre reti? Io ho detto, guardi, Presidente, pensi alla salute in questo momento, no? E certo. Anche io ci sto pensando. Quindi pensiamo alla salute, che per noi è più importante in questo momento. Però questo per dirti che non lo so se il lascito di Berlusconi è la Meloni, e noi non possiamo considerare l'esito di una lotta democratica come se fosse solo l'esito di una parte. L'altra parte cosa ha fatto per non avere la Meloni? Questo punto ce lo dobbiamo dire. Cosa ha fatto per non avere il conflitto di interessi? Cosa ha fatto per regolamentare queste cose qui? Cosa ha fatto nel momento in cui è caduto Berlusconi per andare al governo con una idea di governo coerente per poter governare questo paese in alternativa a Berlusconi? Ha avuto paura di farlo. Cioè, allora, la durata di Berlusconi corrisponde alla debolezza della sinistra italiana, che se oggi non c'è più non sarà tutta colpa di Berlusconi e della Meloni. Ecco, non spero sarà... che Sallusti abbia capito quello che ho detto questa credo volta, che Sallusti abbia... se vuole ripartire contro Travaglio, Santoro, Mauro, eccetera, cioè, ognuno di noi pensa in un modo abbastanza indipendente, diciamo. Ecco, Travaglio, invece volevo chiederti se tu condividi l'analisi di Michele Santoro sia sul lascito di Berlusconi che una cosa più personale, quando hai rivisto la clip della trasmissione di 10 anni fa di Servizio Pubblico con Berlusconi che pulisce la sedia dove tu eri seduto praticamente, che cosa provi, che cosa pensi? Ma io non l'ho vissuta in diretta perché sono l'unico di quella sera che l'ha scoperto dopo che aveva fatto quella sceneggiata, perché io mi giro e vado sulla, c'era la torre coi tubi innocenti, e quindi io non ho visto quello che è successo. L'ho saputo alla fine della trasmissione che aveva pulito la mia sedia. E vabbè, quello è un colpo di teatro, è un uomo che ha portato il teatro in televisione. Noi, come diceva Santoro, non ci ricordiamo più la puntata. Io avevo fatto ben 2 interventi dove gli avevo detto in faccia tutte le cose che nessuno in televisione in questi 30 anni ha mai osato dirgli. Che cosa gli avevi naturalmente detto? Gli avevo ricordato tutto il suo curriculum, tant'è che lui per ripagarmi mi ha detto che avevo delle cause per diffamazione, come se comprare dei giudici per sentenze che spostano la Mondadori o frodare 368 milioni di dollari al fisco italiano fosse la stessa cosa che scrivere un articolo o fare una critica in televisione. Beh, quindi era chiaro, no? Che non poteva far altro, e se l'è cavata con un coup de théâtre, visto che poi in Italia ma quel si colpo si di sta teatro, attenti posso aggiungere una cosa al colpo Scusa, di Marco, teatro. No, lo dico perché è un episodio molto interessante. Quando è finita la trasmissione, ha chiamato Adriano Celentano. Subito dopo la fine della trasmissione, il giudizio di Adriano Celentano era che con quel gesto Berlusconi si era giocato, diciamo, la sua credibilità a livello mondiale, perché era un gesto di disprezzo nei confronti di un avversario che comunque gli aveva presentato lealmente le sue critiche. Ora, se gli italiani questo lo vivono come un colpo di teatro all'Alberto Sordi, sarà un problema degli italiani, cioè sarà un problema del loro perdonismo forse, ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È un problema degli italiani, Alessandro Sallusti? Scusa, no, finisci Travaglio, poi Sallusti e Moratti. No, e nessuno ricorda nemmeno il seguito di quella trasmissione, perché ancora adesso c'è qualche frescone che dice che Berlusconi ha guadagnato un sacco di punti, ha perso 6,5 milioni di voti alle elezioni che si sono tenute il mese successivo. Berlusconi ha perso 6,5 milioni di voti, e non è vero niente che la vittoria della Meloni è la sua vittoria, è la sua più grande sconfitta. Berlusconi disprezzava la Meloni e la Meloni è andata a Palazzo Chigi dicendo a Berlusconi, che tentava di imporle il ministro della giustizia e il ministro delle telecomunicazioni, come ha sempre fatto,
io non sono ricattabile. Vi sembra che un soggetto come la Meloni, con la storia che ha la Meloni, possa avere qualcosa a che fare col berlusconismo? Non c'entra niente. Berlusconi era residuale, avevamo smesso da tempo di occuparci di lui. Eravamo convinti che fosse immortale, ma avevamo smesso da tempo di occuparci di lui. Io sono d'accordo con Travaglio che un eccesso di santificazione diventa stucchevole, ma fare come sta facendo lui e anche in parte Ezio Mauro, di continuare con l'accanimento quando insomma il corpo è ancora caldo, è innanzitutto una questione di cattivo gusto, non è una questione, è vero che siamo dei giornalisti, non siamo dei preti, però insomma, vorrei ricordare a Mauro, per esempio, che alle sue famose 10 domande con cui Repubblica cercò di crocifiggere Berlusconi, ha risposto la magistratura italiana con sentenze passate in giudicato, non era vero niente. Il fatto non sussisteva. Le 10 domande sono state portate in tribunale per Berlusconi e il tribunale gli ha dato torto, stabilendo, chiamando il testo, che le domande erano perfettamente legittime. Non si parla di legittimità, ci mancherebbe altro. È la prima volta al mondo in cui delle domande sono denunciate in tribunale, peraltro, da un editore. No, io capisco che sei in difficoltà, io difenderò fino alla morte il tuo diritto di fare 10 domande a chi vuoi, e ci mancherebbe altro. Fortunatamente la morte non è in gioco. Ha fatto male Berlusconi a portarti in tribunale. Quello che volevo dire è che al contenuto di quelle 10 domande ha risposto la magistratura con più di una soluzione con formula piena per non aver commesso il fatto. Quindi questo è solo un esempio, che questo accanimento che vedo che non ha fine, nemmeno con la fine fisica del presidente Berlusconi. Quando Santoro diceva che Berlusconi ha fatto quello che ha fatto anche perché la sinistra è stata molto debole, è stata debole perché per 20 anni avete recitato questa parte, cioè l'unica cosa che ha fatto la sinistra per 20 anni è dare la caccia a Berlusconi, sia in Parlamento, che sarebbe legittimo. Ma quando mai? Ma insomma, 32 processi non allora, li ha subiti nemmeno. Alessandro, Berlusconi ha fatto 60 leggi ad personam contate. La sinistra non ne ha cancellata nemmeno una. Ecco. Non confondere la sinistra con il lavoro dei giornalisti. Magari la sinistra avesse seguito un po' quello che faceva, quello che scrivevamo noi. La sinistra ha fatto tutt'altro. La sinistra si è messa d'accordo. Guarda, se andiamo a prendere la bicamerale a Veltroni, a Renzi, lasciamo finire Sallusti. Velocissimo. Se andiamo a prendere la raccolta, tu hai dato per vere delle ipotesi giudiziarie contro Berlusconi che si sono dimostrate false alla prova dei fatti. Non solo, ma oggi addirittura il tuo sito in questo momento sta aprendo, mettendo in dubbio la legittimità non tanto dei funerali di Stato che metti in dubbio, ma dici purtroppo c'è una legge che glielo permette, ma allora, addirittura in tutto il nazionale. È chiaro, basta. Scusa.